momento è catartico. Catatonico. Catadiotrico. Qui. Ora in Buffy School Buffy cercherà di infilare questo coso. La tecnologia adeguata. Lui è che si fa le spiegazioni. Ora cercheremo di piantare questa dannatissima, come chiamarla? Boccola. Sede del cucinare. C'era una mia amica che faceva delle boccole. Con quest'altra. Ce la presenti questa tua amica? Boccola del 46. Allora, noi useremo questa fantastica. Che perché mi buttava roba addosso? Sì. Del 46, dicevamo. Sì. Non è l'anno. Non è l'anno, Bravo, 46. Beh, sì, la misura. Giusta la precisazione per i nostri spettatori. Io lo volevo solamente mettere lì come microfono. Hai bisogno del cappellino? No, grazie. Ha bisogno di un martello. Penso di potercelo fare. Cosa ci vuole fare? Io direi che cominciamo con l'antirimbalzo, che così ha tutto il rumore. Ma è una girata quei 2-4 tiri che ho fatto. Visto che, come potete vedere, è la mezza. Noi preferiamo per battere casino. Perché il nostro vicino, ditelo di che nazionalità è. Perché abbiamo un simpatico vicino marocchino che di marocchino di merda. Per la precisione. Brucialo Edoardo. Marocchino, brucialo Edoardo. Cosa succede? Sei debilitato? Meglio un morto in casa di un marocchino che un marocchino sulla soglia. Che gorgoglia, ragazzi, qua rischiamo di mandare a monte il Buffy School. Cosa tocchi? Vieni. Allora vedo l'altro per questa frase se domani non siamo tutti assestare dei colpi delicati ma allo stesso tempo con una forza adeguata per il piantamento del medesimo cuscinetto di merda. Comunque scusa, intanto devo rondare quelli qua. Che è andato più di prima. Sicuro. Passa al martello di carne. Considerazioni dopo la prima battitura. L'antirimbalzo è un ottimo martello, ma forse in questo caso serve un martello più consistente. Ok, aspetta un attimo.